Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di Storie Informatiche sul canale di Archeologia Informatica. Come è già accaduto per il video del programma 101, della conferenza sul programma 101 di Gastone Garziera, che se non avete visto vi consiglio di cercare nei video del nostro canale e di guardarlo. Stiamo per presentare un'altra conferenza recuperata dal passato. Si tratta di una conferenza del 2015. Anche in questo caso, quindi, ci troviamo davanti a una conferenza che abbiamo recuperato, restaurato, abbellito. In questo caso abbiamo aggiunto anche la parte multimediale presentata durante la conferenza, per renderla maggiormente fruibile. L'abbiamo recuperata perché è un documento molto importante, un documento che merita di non passare in secondo piano. Come avrete letto dal titolo, in questo episodio si parla degli esperimenti di computer grafica di Andy Warhol, ritrovati magicamente nel 2014, in teoria, perché, come scoprirete ascoltando questa conferenza, la realtà non è proprio quella descritta dagli articoli pubblicati dai mass media di tutto il mondo nel 2014. Questa conferenza è stata organizzata grazie alla Galleria Deodato Arte e è avvenuta all'interno del Museo dell'Industria del Lavoro di Rodengo Saiano in provincia di Brescia, il MUSIL. Una bellissima esposizione, oltretutto, che vi consiglio di andare a visitare. Questa conferenza non dovete perderla, nasconde un racconto che difficilmente potete ascoltare o leggere altrove, ma senza altri indugi e senza che io vi spoileri nient'altro, vi invito a godervi lo spettacolo. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua oggi, in questa bella giornata di sole dove molta gente invece sarà andata sul lago. E siamo qua grazie a un progetto che viene per la prima volta presentato al pubblico grazie all'impegno del MUSIL, che ci ha dato questa opportunità. Questa mostra organizzata dall'Associazione Culturale Retrocampus, che è un'associazione culturale che si occupa di storia dell'informatica, preservazione e divulgazione della storia dell'informatica, e alla Deodato Arte, che è una galleria d'arte di Milano, che ha creduto nel progetto. Di cosa parleremo oggi? Di qualcosa che è accaduto nel 1985. Nel 1985 stiamo parlando di un altro mondo, e dopo vi spiegherò perché stiamo parlando di un altro mondo, un'altra epoca, per quello che è accaduto negli ultimi 30 anni. Prima di cominciare vi presento brevemente i due ospiti che interverranno oltre a me nella presentazione, che sono Alessandro, sbaglierò la A con la E, che è giusta, Bartelletti, che chiamo sempre Bartelletti, invece Bartelletti, che è il fotografo italiano, questo è importante, che per la prima volta nel lontano ormai 2008 è riuscito a decodificare queste immagini dimenticate da Warhol, e poi spiegheremo il come, il quando, il perché e come è successo. E Giuliano Grittini, che invece è l'artista che
dopo aver visto il progetto del ritrovamento della presentazione delle opere digitali alla Deodato Arte, si è impegnato per dare, diciamo, una nuova vita, un seguito a quello che erano le esperienze. Un seguito fisico. Giuliano è un artista di lunga data, uno stampatore che ha lavorato anche negli anni 70, ha avuto l'occasione di lavorare direttamente con Warhol anche all'epoca. A Milano. Comunque iniziamo questa presentazione. Allora, noi stiamo parlando, adesso brevemente arriveremo in tre punti. Uno che mi preme raccontare quello che è il background storico che sta dietro a tutto ciò. Perché è importante che noi riusciamo a calarci in quello che era l'ambiente del 1985, perché pur noi che l'abbiamo vissuto quel periodo, tendiamo nell'attuale vita, nell'attuale quotidianità sociale, attuale, a dimenticarci com'era vivere in quegli anni. Io sono sicuro, se adesso faccio una domanda a tutti voi, a chi c'era nel 1985, a questa domanda vi fermate un attimo a pensarci. È una domanda normale, del tipo: ma come facevo a organizzare un appuntamento nel 1985? E già qua, aspetta un attimo, non c'erano i cellulari, non esistevano. Non c'erano i cellulari, non c'erano i messaggi, non c'era WhatsApp. Se qualcuno era in ritardo nel 1985, cosa faceva? Devo ricordarmi cosa succedeva, perché viviamo in un mondo talmente diverso che facciamo noi stessi a fatica a ricordare come funzionava il mondo in quegli anni. Un'altra delle cose divertenti che dico e che voglio introdurre con questa introduzione sul background storico è che la storia dell'informatica, cioè l'informatica ha cambiato completamente la nostra vita attuale. Ormai è pervasiva, tutti ci portiamo un computer in tasca, che è uno smartphone, che è miliardi di volte più veloce, più potente di un qualsiasi computer di solamente 10 o 15 anni fa. E siamo talmente abituati a vivere l'informatica, ma la storia dell'informatica non è ancora stata completamente codificata. Non esistono libri, per dire, ufficiali di testo su storia dell'informatica. E uno degli impegni dell'associazione Retrocampus è quello proprio di iniziare a codificare questa storia, Retrocampus come tante altre entità che stanno muovendo in questo periodo. Questo perché? Perché la storia dell'informatica è sì breve, perché è nata durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è stata talmente dirompente e complessa che il rischio di dimenticare passi fondamentali che vengano relegati nell'oblio è molto elevato. Giusto per darvi un esempio ancora divertente, se io poi chiedo all'uomo della strada, ritorno negli anni Ottanta e chiedo negli anni Ottanta al primo che passa chi è che ha inventato il computer. Negli anni Ottanta che cosa mi rispondeva la gente negli anni Ottanta? Mi rispondeva IBM. Perché in quel momento IBM era il numero uno dell'informatica a livello di vendite, di marketing. E quindi negli anni 80 mi rispondevano IBM. Vado negli anni 90 e faccio la stessa identica domanda. Non mi rispondevano più IBM negli anni 90, mi rispondevano Bill Gates, Microsoft, perché negli anni 90, nel 95, il numero uno al mondo era lui. Faccio la stessa domanda oggi. Che cosa mi rispondete? Chi ha inventato il computer? L'uomo comune mi risponde Steve Jobs, la Apple, perché adesso la Apple ovviamente è il numero uno, eccetera. È ovvio che io questa risposta la do per scontata, ma molti dicono: ma come mai? No? Né IBM, né Microsoft, né Steve Jobs hanno inventato il computer, ovviamente. Né il computer, né il personal computer. È quello che appare, diciamo, perché in questo momento, avendo chi ha in mano il mercato, spesso tende anche a monopolizzare quella che è l'informazione legata allo strumento per il quale questa viene venduta. In realtà, se vogliamo, l'informatica tradizionale nasce negli anni 50, con la Seconda Guerra Mondiale. Il mercato dell'informatica si diffonde a livello industriale
universitario a partire dagli anni 50 per tutti gli anni 60, e a metà degli anni 70 circa nasce quella che è l'informatica personale, cioè l'informatica non più di utilizzo industriale ma di utilizzo domestico, quindi iniziano ad arrivare i primi computer che entrano nelle case. L'anno domini che si ricorda per l'informatica che diventa personale è il 77, in cui tre attori compaiono sul mercato principale, che sono la Apple, appunto, che ho ricordato prima, la Commodore e la Teddy Radio Shack, che è americana, qua da noi non è praticamente arrivata. Dei tre concorrenti se ne aggiungono presto moltissimi altri, tantissimi grandi marchi, e si scatena una vera e propria guerra del nuovo mercato. Cioè dobbiamo ricordare che era un mercato nascente, quello dell'informatica in tutte le case, che doveva essere conquistato a tutti i costi. E questa si combatte a colpi di testimonial famosi e influenti. Per esempio la Teddy Radio Shack ha Asimov nelle sue campagne pubblicitarie per pubblicizzare il suo computer. La Texas Instruments, Bill Crosby, che sono il più così nomato, ma all'epoca era molto famoso, perché faceva pubblicità al Texas di 99. Robert Ludlum per i computer dell'Atari, che escono nel 1979, il personal computer di Atari. E William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek, è il primo testimonial della Commodore. Perché parlo della Commodore? Perché quello che vi sto spiegando ha molto a che vedere con questo storico marchio dell'informatica. E come vi ho appena spiegato, e dovreste aver iniziato a capire, il mercato dell'informatica si è mosso negli anni, è cambiato, i nomi che erano famosi una volta non lo sono più adesso, quelli che sono famosi adesso magari non lo saranno più in futuro. Ma Commodore in quegli anni riesce a conquistare la più larga fetta del mercato grazie a un marketing efficace e soprattutto a questo computer che esce nel 1980, che si chiama VIC-20, che per l'epoca offriva il miglior prezzo, rapporto, prestazioni, tecnologia attuale per l'epoca. Infatti nel 1981 riesce a celebrare per la prima volta nella storia un'azienda che vende 1 milione di pezzi di un singolo computer nel mondo, e si tratta del VIC-20. Questo giusto per capacitarvi, perché una delle domande che mi fanno spesso è: ma come ha fatto la Commodore ad avere Andy Warhol come testimonial? Stiamo parlando di qualcosa che era un altro mondo, era un'altra cosa, non è adesso, quindi dobbiamo tornare in quegli anni. In quegli anni la Commodore era il maggior produttore al mondo di computer personali, cioè di computer per casa. Questa era una pubblicità comparativa dell'epoca, per esempio questo al lancio del Commodore 128, negli Stati Uniti si potevano fare le comparazioni di mercato, questa era la Commodore che faceva pubblicità proprio per dire che batteva sia IBM che Apple nelle vendite. Il cappello nero era IBM, nella pubblicità IBM, e la mela morsicata quella di Apple, oppure quest'altra in cui faceva vedere che per avere la stessa cosa che offre Commodore come 128 bisognava aggiungere tante tante cose, per esempio un Apple 2C. Questo stiamo parlando del 1983. Quindi, ecco, giusto per darvi un'idea maggiore, questo è un grafico interessante che rappresenta il market share dei personal computer dal 75 al 2012. Quella grossa fetta azzurra che si chiama Intel è il mercato dei PC compatibili, che ha il suo apice tra il 95 e il 2005. Adesso è in declino, come vedete, Apple, Android e altre piattaforme stanno completamente prendendo il suo posto negli ultimi anni nel mercato di massa. Però se vedete la riga del 1985, fate una linea dal 1985 andate in su, quella macchia grossa viola era Commodore, che praticamente aveva quasi il 50% dello share di mercato, e il rimanente era diviso tra il Atari, Apple e i compatibili PC dell'epoca, quindi era assolutamente il numero uno nei termini di vendite e di mercato. Ciò permette, arriviamo all'anno domini, cioè a quell'anno su cui la mostra si focalizza,
Nel 1985 il Commodore era il numero uno e stava lanciando il suo nuovo prodotto di punta. L'anno prima, nell'84, la Apple aveva lanciato il Macintosh, il suo primo 16 bit, che era in bianco e nero, nell'84, il Mac piccolino, quello col monitor piccolo in bianco e nero, e nel 1985 Commodore lancia il suo prodotto di punta, si trattava del computer Amiga. Per la prima volta un computer che permetteva quelle che noi adesso chiameremmo delle caratteristiche multimediali, multimediali lo diciamo adesso, col senno di poi, all'epoca non c'era questa definizione, non esisteva, ma permetteva di avere 4096 colori, audio stereo a 16 bit, quindi simil CD come qualità audio, animazioni, eccetera. Cioè cose che per l'epoca erano pura fantascienza, adesso sono la nostra normalità, ma per l'epoca era assolutamente fantascienza. Come testimonial per il lancio del prodotto, la Commodore convoca un personaggio per l'epoca a New York assolutamente importante, all'apice della sua carriera. Andy Warhol nell'85 era proprio all'apice, era un personaggio importantissimo nella comunicazione. Andy Warhol, si sa, non si è mai tirato indietro per quella che era la comunicazione commerciale, sponsorizzazione di prodotto, anzi, era una delle cose che faceva più volentieri. Anche se selezionava, perché per esempio era già stato contattato, cosa che si sa leggendo i suoi diari, l'anno precedente dalla Apple, da Jobs, proprio per pubblicizzare il lancio del Macintosh, ma aveva rifiutato. E ha rifiutato, motivi ovviamente non sono spiegati, si possono fare delle supposizioni. Uno, perché magari il Macintosh era in bianco e nero, può essere, perché Warhol senza il colore non lavorava, non vedeva potenzialità in una cosa che lavorasse in bianco e nero. Secondo, perché si sa dai resoconti che si hanno del compleanno del figlio di John Lennon, a cui era andato, sì, Yoko Ono aveva fatto la festa di compleanno del figlio di John Lennon, al quale aveva invitato varie personalità della New York dell'epoca, tra cui c'erano Keith Haring, Andy Warhol, ma anche Steve Jobs a questa festa, che portò un Macintosh proprio come regalo al figlio di Yoko Ono, appena uscito, nuovo di mercato. E si sa che i due non hanno avuto una piccola discussione, insomma non si erano guardati molto di buon occhio, d'altronde due caratteri che molto probabilmente non andavano d'accordo. Quindi quello che succede è che nell'84 non sponsorizza il Macintosh della Apple, ma nell'85 invece accetta di fare da testimonial al prodotto della Commodore. Poi magari Alessandro ci racconterà anche delle altre aggiunte a questa storia. Quello che succede è che svariati mesi prima del lancio, ovviamente Warhol non aveva mai usato un computer prima. Dipendenti di Commodore vanno presso lo studio di Warhol a insegnargli a usare il computer per essere pronto poi nella presentazione a fare una dimostrazione live delle caratteristiche. Questo permette a Warhol di prendere coscienza delle potenzialità del computer e il suo utilizzo dell'elaboratore non si ferma quindi solo alla mera presentazione, di cui potete vedere il filmato, anzi possiamo anche magari vederlo qua direttamente. Usciamo. Eccolo qua. Questa qua è la parte di presentazione. Qua in pratica la presentazione del computer alla stampa è avvenuta nel 1985 all'Incol 7.
very spontaneous. Poi Andy Warhol ha viene chiesto a Andy Warhol in tempo reale di effettuare un riparto di viaggi al computer utilizzando una telecamera che puntava veniva digitalizzata in tempo reale l'immagine e lui la ricolorava al calcolatore. Andy is selecting from the menu bar, which gives you all the features of the main system. Program selecting fill. Utilizzando all'epoca, adesso può fare il riferimento, ma quello del 1985, come dicevo, era assolutamente innovativo. Well, this is kind of pretty. Si compra tre modelli di Amiga 1000 nell'anno successivo e continua a sperimentare e tutto questo viene testimoniato in diverse riviste dell'epoca, tra cui una che potete anche vedere giù in una bacheca in cui c'è un'intervista esclusiva di diverse pagine in cui Warhol esprime proprio la sua dice il computer mi permette di lavorare in maniera molto simile a quella con la quale lavoro io, quindi della produzione seriale delle opere grafiche. Cioè intuisce già le potenzialità che il computer poteva dare a livello di espressione artistica e della pop art. Questa è una cosa che noi adesso riconosciamo questo valore, ma purtroppo Warhol morì nell'87, quindi queste sue sperimentazioni che fece non vennero... ma dire neanche capite è poco, proprio neanche prese in considerazione, cioè quando lui morì tutti i tre Amiga, i computer, i dischetti che avevano nel suo laboratorio vennero sigillati, messi in una scatola e messi in un angolo, perché nessuno a quel tempo aveva la benché minima idea di quello stesse facendo Warhol con il computer. La computer art, dire che era all'inizio è poco, proprio non era ancora nata. Iniziamo a sentir parlare a livello mondiale di computer art utilizzata da artisti, quindi artisti che direttamente utilizzano il computer per produrre opere d'arte, non sperimentazioni come c'erano state in precedenza di artisti in collaborazione con studi, perché a quell'epoca i computer erano molto più complessi da utilizzare, quindi studi di IBM, laboratori per produrre delle sperimentazioni artistiche, no. Artisti che si mettevano davanti al computer e da soli creavano delle opere d'arte. Questa era la prima volta che succedeva, ma nessuno, tra virgolette, se n'era accorto. Lo riconosciamo adesso, ma non all'epoca. 10 anni dopo, nel 1995, si parlava di sperimentazioni artistiche di informatica e di computer, ma non Leonardo. Va bene. Quello che succede nell'85 viene dimenticato. Nell'87 Andy Warhol muore. Cosa succede molti anni dopo? Nel 2014 la Warhol Foundation pubblica un comunicato stampa nel 2014 dove presenta al mondo il ritrovamento. Questo è una delle immagini presentate dal comunicato stampa della Warhol Foundation nel 2014, dove presenta al mondo il fatto che sono stati ritrovati dei floppy disk e dei computer negli archivi degli studi di Warhol e da questi sono state ritrovate delle sperimentazioni digitali di Warhol. In realtà qua si apre un piccolo giallo che porta anche alla presentazione e alla mostra di oggi, perché quando uscì questo comunicato stampa nel 2014, Deodato Arte, conoscendomi e sapendo che mi occupo di storia dell'informatica, mi chiamò proprio per dire, ma
tu ne sai, cioè hai visto questa cosa, riusciamo a recuperare i dischetti? E gli dici, certo, guarda, io questa cosa qua in realtà era già diversi anni che si sapeva, cioè era una cosa nell'ambiente, diciamo, della storia dell'informatica già risaputa. E fa, ma perché la World Foundation ha fatto il comunicato stampa adesso? Non lo so, un attimo che mi informo, cerco di capire. E quindi sono andato un pochino a ricostruire gli eventi e quindi questo mi ha portato a contattare Alessandro, che appunto andando a rinformarmi di cose che sapevo erano già avvenute, avevo già sentito, lui già nel 2008 aveva già pubblicato su dei forum dedicati su internet il fatto che fossero state ritrovate queste immagini. Adesso io gli lascio la parola a lui, che magari ve lo racconta sicuramente meglio di me, avendolo vissuto in prima persona, cosa è successo nel 2008. Poi cercheremo di capire perché la World Foundation invece ha fatto il comunicato senza citarli nel 2014. Prego. Grazie, buonasera a tutti intanto. Allora, innanzitutto quella che vi sto per raccontare non è solo la mia storia, ma diciamo è la storia di Don Greenbaum e mia. Faccio un piccolo passo indietro anche per raccontare quello che tu accennavi prima. Don Greenbaum era un dipendente della Commodore, è stato tesoriere negli anni in cui Commodore ha lanciato l'Amiga, ed è stata una delle persone del team che ha, come dire, addestrato, tra virgolette, istruito Andy Warhol all'utilizzo del computer e che ha preparato l'allestimento per il lancio di Amiga il 23 luglio 1985 al Lincoln Center di New York. Che cosa è successo? Che il team della Commodore, di cui appunto Don Greenbaum faceva parte, più volte andava nello studio di Warhol per vedere come stesse evolvendo la sua esperienza con il computer, considerando appunto, come diceva Carlo, che era una cosa che non aveva nessun precedente, quindi non era solo l'inesperienza di Warhol al non utilizzo di un computer, ma era proprio un esperimento che si faceva per la prima volta nella storia. Succede che pochi giorni prima della presentazione Andy Warhol consegna una copia del disco, del floppy, all'interno del quale erano salvate alcune immagini di questi suoi esperimenti, chiamiamoli esperimenti digitali, eccole qui, sono esattamente queste, affinché Don potesse mostrare all'ufficio marketing della Commodore come stava progredendo il discorso. Si arriva al 23 luglio, avete visto il filmato che vi ha mostrato Carlo, e lì finisce la storia di questo floppy. Faccio un salto poi di 23 anni e arriviamo esattamente al 2008. In quella fase lì, io, premessa, nella vita sono fotografo, quindi ho la passione anche per le immagini digitali, e sono anche un appassionato di quello che oggi si chiama retrocomputing e in particolare di tutto il mondo Commodore e Amiga, essendoci anche tra l'altro ai tempi in cui era in auge cresciuto, quindi c'è anche, come dire, un discorso affettivo. E nel 2008 Don scrive su un forum la sua storia e chiede se ci fosse qualcuno per caso che si volesse cimentare nel tentativo di riaprire queste immagini che erano state appunto salvate da Warhol esattamente 23 anni prima. In particolare, e forse da qui nasce un po' tutto il malinteso che adesso poi malinteso diciamo così tecnico che adesso vi vado a spiegare, Don cercava un software che si chiamava ProPaint, che era, probabilmente non l'avete notato, ma il software che Andy Warhol ha utilizzato il giorno della presentazione di Amiga a New York. Entriamo in contatto, io le scrivo, gli do la mia disponibilità, lui tra l'altro credo che all'epoca io fossi uno dei tanti ovviamente che aveva risposto, e lui mi inviò un file in allegato via email con estensione .pic, che è un formato era un formato abbastanza comune, ma che nessun software dell'epoca e moderno sembrava fosse in grado di aprire, nonostante appunto fosse un'estensione compatibile con la maggior parte di software grafici e oggi di fotoritocco. Il primo approccio è quello, ovviamente, anche perché già nel 2008 rientrare in possesso di hardware e software di quel periodo lì non era facile. Ho provato a trattarli con come oggi si chiamano i formati RAW, cioè
senza badare, diciamo così, alla forma definitiva e quindi al formato, ma cercando di risalire al formato grezzo, letteralmente, come oggi scattano le macchine fotografiche digitali. Comincio ad ottenere i primi risultati, ma non erano quelli giusti, perché in particolare era il disegno con i fiori, infatti il nome del file era flowers.pic, quello che vedete in basso al centro, e comincio, il primo risultato è aprire il file e ottenere un pattern, cioè una trama che ripeteva quei fiori lì quasi all'infinito e in bianco e nero. Cominciava a prendere forma la cosa, ma non era la strada giusta. Continuo a ripetere, con tutti i software disponibili, anche con le versioni di ProPaint che giravano, diciamo così, nel giro degli appassionati Amiga di quel periodo, ma continuo a non riuscire, e la cosa era strana. A quel punto, e io ribadisco, non sono un tecnico, però, come dire, ho giocato un po' di intuizione a quel punto. Faccio un piccolo parallelo, io sono appassionato anche di auto storiche, e nel restauro delle auto storiche si tende ad evitare quello che si chiama l'over restoration, cioè andare oltre quelle che erano le tecniche dell'epoca sfruttando le tecnologie moderne. Ed è stato forse questo lo spunto che poi mi ha portato verso la strada giusta, cioè non aprire il file su un computer moderno con un software moderno, ma ricreare la condizione hardware e software che poteva essere quella che Andy Warhol aveva a disposizione nel 1985. Detta così sembra facile, in realtà non lo è stato. Per fortuna Don Greenbaum, a quel punto, con cui avevo scambiato diverse decine di mail, aveva guadagnato un po' di fiducia nei miei confronti e quindi mi spedisce una copia del famoso floppy. Comincio a studiarlo, il floppy era assolutamente leggibile da qualunque computer Amiga a livello di directory, cioè del contenuto. Chiaramente non si riuscivano ad aprire dei file, però potevo leggere quelli che erano i file e quelle che erano le estensioni di questi file. Mi accorgo che oltre ai file, alle nuove immagini, appunto, i nuove file.pic, c'era anche un file senza estensione che si chiamava Andy. Provo ad avviare questo file e il computer effettivamente comincia a lanciare un programma, però poi va in crash. Sento di aver fatto un piccolo passo avanti. Capisco che avevo ricreato la condizione software, ma non la condizione hardware, perché utilizzavo sì un Amiga 1000, esattamente come quella che avete visto nel video della presentazione, come ce ne sono due esemplari qui sotto che mandano in proiezione alcune di queste immagini, ma era un Amiga 1000, diciamo così, di serie, cioè quella normalmente venduta al pubblico. Parentesi tecnica, all'epoca Amiga aveva nel suo sistema operativo una piccola parte che, semplificando molto, si chiamava Kickstart, che doveva essere avviata da floppy ogni volta che si accendeva il computer. Qual era il discorso? Che Warhol, avendo creato queste immagini, avendo lavorato con questo software prima del lancio ufficiale, utilizzava una versione beta. Molto semplice, però riuscire a risalire queste cose, soprattutto riuscire a risalire a nel 2008 a queste versioni prima del rilascio ufficiale, non è stato facile. Anche lì con il supporto di altri appassionati della comunità Amiga, che è sempre stata contraddistinta da una grandissima passione e anche appunto supporto reciproco in queste piccole operazioni, riesco a ottenere finalmente una versione beta di questo Kickstart. Infatti la release era 0.7, precedente addirittura alla prima. A questo punto ricreo le condizioni, inserisco questo floppy che mi permette di fare un salto indietro fino al 1985, inserisco il floppy copia di quello originale fornito da Warhol, digito Andy, magicamente si apre il programma che si chiama Graphicraft. Ecco perché con ProPaint non si riusciva ad aprire, perché anche il programma, rispetto a quello poi rilasciato ufficialmente e utilizzato il giorno della presentazione, era una versione beta che sì, nella grafica era molto simile, ma aveva evidentemente comunque anche nel salvataggio del file delle piccole differenze che andavano in qualche modo a interferire, diciamo così, sul formato e quindi sull'impossibilità di riaprire questi file con software più moderni. A quel punto il gioco era fatto, nel senso che aprendo attraverso il programma sono riuscito ad aprire il primo file. Mi sono trovato di fronte ai fiori, così come li vedete lì sotto, a colori, e da lì tutti gli altri otto.
La storia molto semplicemente è questa, ripeto, non c'è nessun miracolo se non una serie fortunata, una combinazione di piccole intuizioni e, come dire, essere appunto riusciti a conciliare questi elementi. Però poi qua c'è la storia del giallo, perché tutto questo, ricordiamo, avviene nel 2008. Io entro in contatto con Drone Greenbaum a metà marzo, ai primi di aprile riesco ad aprire i file. Cosa... un attimo il microfono per dire quello che succede dopo. Cioè, questo succede nel 2008 e, correggimi se sbaglio, era tutto pubblico nel forum scritto, non tutto, però realtà, diciamo sì. Il risultato finale poi... Senza pubblicare le immagini, senza però. Pubblicare le immagini, perché Don Greenbaum, prima di rendere pubbliche le immagini, dice: aspettate un attimo, c'è la World Foundation, chiedo a loro cosa possiamo fare con queste immagini, esatto. Giusto? Quindi arriva il primo contatto nel 2008 di Don Greenbaum, ex dipendente Commodore, con la World Foundation, li chiama e gli dice: guardate, siamo riusciti, grazie al lavoro di Alessandro, eccetera, a recuperare queste immagini. Cosa facciamo? Risposta della World Foundation? Le faremo sapere, fondamentalmente. Non, lasci stare, le faremo sapere. Non faccia niente, anzi, esplicito divieto. Blocca assolutamente. Di pubblicare l'immagine. Anche perché, se mi permetti Carlo, c'era un piccolo qui pro quo sul fatto che all'epoca Commodore avesse stipulato un contratto con Andy Warhol sui diritti d'autore, la proprietà di queste immagini, ma il contratto non è più saltato fuori. Quindi... Sì. Il contratto è introvabile perché la Commodore è fallita nel 1994, quindi 27 aprile del 94, quindi potete immaginare poi, dopo tutti questi anni, ritrovare un contratto di marketing stipulato nel 1985, cioè impossibile, di un'azienda che non esiste neanche più e di un artista che è morto, quindi proprio non c'è più niente da fare. Ma la World Foundation proibisce di utilizzare e pubblicare queste immagini a Don Greenbaum. In realtà, dopo il silenzio protratto della World Foundation, Don comunque racconta a qualcuno questa storia. Esce un articolo su una rivista dedicata nel 2011, Cassone, una rivista d'arte. Sì. Tra l'altro, dove non vengono pubblicate le immagini così come le vedete, ma semplicemente una foto di Don, che forse tu avevi, mi hai sì, fatto vedere no. Prima, davanti a un Amiga 1000. Ecco, dove mostra una di queste immagini qui, perché appunto non si poteva mostrare l'immagine, ma si poteva mostrare l'immagine in un contesto. Il contesto in quel momento era il file sul monitor del computer. Esattamente. Quindi questo è successivo e succede già nel 2011. Dopo il silenzio protratto, invece, la World Foundation nel 2014, 25 aprile 2014, non mi ricordo male, pubblica un comunicato stampa in cui dice: grazie al lavoro della Mellon Cornell University, eccetera, eccetera, abbiamo ritrovato le immagini prodotte da Warhol e pubblica addirittura un piccolo documentario sull'università che utilizza uno strumento evoluto, conosciuto nell'ambiente degli ultimi anni. Abbiamo anche un proprietario di questo strumento qua, pubblico, che fa parte della nostra associazione. Si chiama CryoFlux, che praticamente è un macchinario che permette di decodificare facilmente formati di floppy disk obsoleti, formati dimenticati. E quindi contestualizza in tutt'altro modo gli avvenimenti. Perché? Non cita Don Greenbaum, non cita Alessandro, non cita nulla di quello che è avvenuto invece negli anni precedenti, che già si sapeva. Alla domanda ufficiale, anche su come mai ha fatto così, la World Foundation non risponde neanche a questa domanda. L'ipotesi più normale che si può fare è che, non essendo per nulla chiaro il diritto di sfruttamento di queste immagini, perché non c'è il contratto, non è stato ritrovato, eccetera, la World Foundation ha cercato di tutelarsi nella proprietà di queste immagini facendo una ricostruzione dove erano loro stessi che ritrovavano le immagini sui floppy che avevano nel loro archivio, perché questi floppy, oltre a essere avere delle copie come Don, altri dipendenti della Commodore, in realtà la maggior parte erano conservati alla World Foundation nel famoso... una foto che vi ho fatto vedere prima, dove
questa, in cui qua vedete floppy. Infatti si presume che in realtà ce ne siano molte altre di opere digitali create da Warhol, non pubblicate. Alcune addirittura si possono vedere nell'articolo di Amiga World del 1986, ci sono delle altre opere, diverse ancora da quelle che hai trovato tu, diverse da quelle pubblicate nell'articolo della Warhol Foundation. Probabilmente la Warhol Foundation ha paura che qualcuno forse possa ritrovare il contratto tra Commodore e Warhol dell'epoca, che magari dia luce ai diritti di sfruttamento di queste immagini. Diciamo che per ora tutto è ancora nel limbo del non si sa bene. Quindi quello che noi abbiamo organizzato è semplicemente una mostra per raccontare quelli che sono stati fatti, quelli che sono stati gli avvenimenti sino ad ora, quello che è accaduto nel 1985, come è accaduto, quello che è accaduto dopo, nel 2008, con Alessandro nel primo ritrovamento, e quello che è stato poi il comunicato stampa del 2014 della Warhol Foundation. Detto questo, questa è la storia. Cosa succede anche dopo? Qua interviene Grittini. Che alla Deodato Arte, quando queste immagini girano, Grittini, che ha vissuto quell'epoca, ha conosciuto personalmente Warhol, ha detto: ma perché fermarsi qui un attimo? Perché Warhol queste immagini le ha fatte, ma sicuramente le voleva utilizzare in qualche modo, voleva fare una prosecuzione del suo lavoro. Cosa faceva Warhol? Giù potete ammirare anche gli acetati originali che utilizzava Warhol nel suo studio per produrre le sue opere. Per realizzare arte seriale, in maniera seriale, Warhol usava gli acetati, che erano delle specie di diapositive giganti, per esemplificare, che venivano proiettate su dei teli, sulle quali lui la proiezione sul telo la ricalcava con colore e ricreava le sue opere. Ha prodotto così, per esempio, la cartella Ladies and Gentlemen, di cui giù potete vedere gli acetati originali da cui questa è stata tratta. Il computer gli dava una facilitazione, cioè creando le immagini sul computer molto probabilmente avrebbe fatto la stessa cosa, qualcosa di riproduzione di queste opere sul computer, rielaborandole con una manualità e producendo poi qualcosa di vendibile, di stampato, cosa che invece non è mai stata fatta all'epoca. Quelle immagini che noi vediamo non sono mai state riprodotte poi su cartaceo. Warhol le ha create solo a video, le vedeva come le potete vedere giù su quei vecchi monitor a tubo catodico da 14 pollici che vedete giù. Le visualizzava così. Se noi quelle immagini oggi le stampiamo, non ci rendiamo conto di come potevano essere una rielaborazione, perché noi vediamo i pixel, no? Vediamo i componenti di cui è costituita l'immagine, anche se le vediamo su dei monitor attuali. Grittini ha fatto un'operazione artistica, ha deciso di, pensando, cioè, purtroppo Warhol scompare nell'87, non ha fatto nulla, e ha detto: ma probabilmente Warhol da queste immagini avrebbe fatto qualcosa, avrebbe realizzato, ovviamente col suo gusto artistico, con la sua idea, ma ha rielaborato queste immagini e ha prodotto delle opere, dei quadri che potete ammirare giù. Passo la parola magari a Giuliano. Funziona col microfono? Sì, puoi parlare lì? Pronto, promesso. Sì. Buongiorno, anzi, buonasera a tutti. Sì, naturalmente bisogna anche ammettere, qui sembra che parliamo della preistoria, in effetti non sono passati tantissimi anni. C'è da dire una cosa, che prima di utilizzare, come adesso magari con uno smartphone, si fa una fotografia, si elabora e si stampa, si pensi sempre che queste pellicole che sono anche giù sono fatte con delle retrocamere, con delle camere fotografiche enormi all'epoca. Si sviluppavano queste pellicole che si usavano per poi stampare, si faceva in negativo e poi diventavano in positivo, e lo usava lui naturalmente per la serigrafia. Questa sperimentazione io l'ho fatta sia che con Andy Warhol, che con Rauschenberg, che con tantissimi bai, artisti italiani e stranieri, insomma, lavorando io, poi tra l'altro lavoravo in una stamperia d'arte, anche tra una delle prime, forse la più grande che c'era all'epoca.
e si facevano appunto le pellicole. Le pellicole erano praticamente una pellicola trasparente con un puntino. Il problema cos'era? Adesso io parlo anche un po' da tecnico, però il problema grosso era che l'artista non voleva la quadricromia, non so se tutti sanno che cos'è, ma è la componente di quattro colori diversi che fanno una stampa normale. Lì invece l'artista voleva il puntino che fosse un puntino come se fosse un'opera d'arte che lui realizzava. E qui ho visto giù che ci sono un sacco di cose inerente al lavoro che ho fatto io per anni e che faccio ancora adesso. Per venire a noi, io vedo queste opere qua e mi viene in mente, ho detto, vabbè, non è preistoria, però è chiaro che avendo conosciuto Andy Warhol, avendo fatto alcune serigrafie sue, tra l'altro anche di Marilyn, molto, molto particolari, molto belle, mi è venuto in mente di dire, ma perché no? Molto probabilmente se lui c'era interveniva manualmente, perché non è che lui sì, cioè lavorava intensamente anche con chi era il suo stampatore o comunque la persona con cui aveva interagiva. Perciò ho detto, perché no? Facciamo che questo che è digitale, che lui ha fatto, che i nostri amici hanno tirato fuori con grande energia, con grande anche abilità, e l'ho fatto diventare come se tornassimo indietro nel tempo, l'ho riportato sulla carta, quella che a lui piaceva molto. Tra l'altro io ho portato una cosa che spero che tutti firmino, perché voglio firmarlo e darlo al nostro amico Diodato. Io ho fatto Andy Warhol così, su questa plastica, proprio per ricordare un po' l'acetato. E vorrei che tutti coloro che sono qui, partendo magari da questo ragazzino, firmassero dietro l'opera e poi lo mettiamo tra due vetri. Va bene. Allora, intanto che chi vuole può firmare questa opera che rimarrà. Questo era, diciamo, concludendo, la ricostruzione di tutto quello che c'è stato. Quindi da quello che è successo all'85, il ritrovamento e il lavoro poi. Alessandro, se vuoi dire qualcosa anche tu, se no... Ma molto brevemente, ora senza poi troppo entrare nel merito, tra scoperta 2008 e episodio 2014, la cosa proprio che tengo a sottolineare è quella che vi dicevo prima, cioè al di là dei tempi, il criterio di aver ricreato le condizioni di quella che era l'epoca, hardware, software, però credo che questo abbia reso ancora più affascinante, dopo 23 anni, far riapparire queste immagini su un monitor dopo che 23 anni prima aveva salvato Warhol. Tu sei stato il primo a vederle. È vero questo, ma a parte questo, aver fatto sì che questo succedesse comunque sul monitor di un'amica, cioè di quello stesso strumento con cui Warhol aveva creato quelle opere o quegli esperimenti, in base a come vogliamo chiamarli. Questa è la contestualizzazione, infatti giù ci sono due Amiga originali dell'epoca che miracolosamente ancora funzionano, dopo 35 anni sono lì ancora che vanno con i loro dischetti 3 pollici e mezzo. E se c'è qualche domanda rispondiamo volentieri, se qualcuno del pubblico ha qualche domanda. Nessuna domanda? O siamo stati bravissimi a spiegare tutto? O se no vi siete addormentati? Allora, incredibile, spero vi sia piaciuta, che abbiate trovato interessante la conferenza, e quando le storie di ricerca e preservazione si scontrano con le logiche dei diritti d'immagine di proprietà, si rischia di entrare in un cortocircuito di strani eventi. Probabilmente molti di voi avranno letto di questa storia in maniera differente. Spero che adesso abbiate trovato interessante i fatti come li abbiamo raccontati. Se vi è piaciuto questo primo episodio di Storia Informatica, ovviamente non dimenticate di mettere il mi piace, ma soprattutto di iscrivervi al canale. E condividete il filmato. Un ringraziamento ovviamente alla Deodato Arte, che ha organizzato ha reso possibile l'organizzazione di questa conferenza, al Musil
per i bellissimi locali dove questo è avvenuto. Ovviamente Simone Pizzi, un grande ringraziamento a Simone Pizzi, sempre in regia, alla produzione e al montaggio degli episodi di Archeologia Informatica. E da Carlo Sant'Agostino è tutto, ci vediamo al prossimo video.